Adesso parliamo, questa ultima mezz'ora di tempo che ci ha assegnata, di un'altra delicata attività nella quale i manager delle risorse umane devono appunto cimentarsi, che è quella della gestione della reputazione anche delle aziende, quindi employer branding. Perché è importante questo tema? Perché è un aspetto importante a cui anche i candidati a lavorare e appunto a prestare la loro opera professionale appunto nelle aziende è un ambito a cui immaginiamo appunto guardano. Oggi parleremo di quelle che sono le regole di ingaggio di candidati, ma anche di attività di fidelizzazione dei dipendenti. Insomma, le aziende devono occuparsi anche di tutti questi aspetti. Allora, per parlarne abbiamo invitato Mattia Bornigotti, co-founder HR Digital e Communication Strategist di HIC, Eugenia Rizzo, Group HR Manager di Kirei Group, Employer Branding Manager, e Pino Mercuri, HR Manager di Microsoft Italia, che vi invito a salutare appunto con un applauso. Eccoli qua, che ci stanno appunto raggiungendo, che cavalieri stanno facendo salire prima la signora, quindi ci fa parte con sé. No, sai che non siamo più tanto abituate a queste iniziative, quindi le valorizzo, le sottolineo anche proprio, tanto piacere, eccoci qua. Prego, accomodatevi. Grazie, grazie mille. Allora, io l'ho introdotta in maniera forse un po' superficiale, questa attività di employer branding, ma magari sarebbe interessante, Mattia Bornigotti, visto che anche un po' la divulgazione, la comunicazione, la formazione delle imprese in questo senso è la vostra attività, di che cosa parliamo quando parliamo appunto di questo tema esattamente, che tipo di concezione ne hanno anche le aziende italiane, visto che voi anche alle aziende fate consulenza, è il vostro core business, quindi ecco come vanno un po' instradate verso una concezione moderna e adeguata rispetto alle esigenze del mercato del lavoro, appunto che concezione hanno del tema reputazionale. Sì, per poi dunque parlare anche del tema, come dire, dell'impatto che ha. Assolutamente sì. Nell'ambito appunto dell'attività aziendale. L'impatto è evidente. Quando parliamo di employer branding parliamo di un'attività che deve essere strategica, studiata e deve essere pensata. Noi appunto ci occupiamo di queste attività, della costruzione di strategie di employer branding con le nostre aziende clienti, e la prima cosa di cui ci occupiamo sono assolutamente le persone. Perché sono le persone che ci permettono di costruire una strategia efficace in questo. Come? Andando ad ascoltarle. Una delle caratteristiche che si è persa di più all'interno delle aziende è quella di ascoltare i bisogni e i sogni delle persone che le compongono. Questo perché siamo un po' abituati a pensare ai nostri collaboratori come persone che fanno qualcosa, ma non che hanno dei bisogni, come possono essere invece i nostri clienti, che hanno dei sogni, che hanno delle idee di sviluppo, che hanno delle esigenze. E quindi nelle attività che noi andiamo a fare ci concentriamo proprio su questo dettaglio, quindi quelli che sono appunto proprio i bisogni che hanno le persone all'interno delle aziende. E in realtà avevamo preparato qualche po' di materiale a supporto, insomma, di queste considerazioni, perché poi fissarle con qualche immagine a volte è anche utile. Diciamo che un dato che è stato pubblicato da un'indagine realizzata da Gallup nel 2017 mette in evidenza un dato preoccupantissimo, cioè il 70% dei lavoratori americani risulta non ingaggiato. Cosa vuol dire non ingaggiato? Gallup dà una definizione secondo me molto bella, cioè che risulta emotivamente, empaticamente disinteressato, non ingaggiato appunto. E questa è una cosa fondamentale perché l'emotività è quello che ancora ci caratterizza come persone, è quello che effettivamente ci rende unici. Quindi pensare che il 70% delle persone in America non risulta, ingaggiato appunto, non risulta in linea con quello che è il suo lavoro e con quella che è l'ambiente di lavoro, significa perdere ogni anno 319 miliardi di dollari in produttività. Cioè, tra l'altro, in un mercato del lavoro che oggi ha una disoccupazione così bassa come quella americana, sono effettivamente, come dire, riflessioni che fanno un po' pugni tra di loro, ma che ci spiega anche tutto il tema della grande flessibilità del mercato del lavoro americano. Assolutamente sì, assolutamente sì. E uno così scontento di lavorare ovunque cambia continuamente. Cambia continuamente. Infatti, e questo dato viene anche un po' ripreso per il mercato italiano, perché lo sentivamo prima, comunque oggi il mercato italiano ha per la generazione dei millennials un 25% di persone che rientrano in questa categorizzazione disingaggiate,
dove la media europea è del 17%, in uno Stato come il nostro che ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile. Quindi stiamo raccontando proprio un elemento essenziale, quello per il mondo del lavoro e per le aziende, ma soprattutto un dato che impatta sulla produttività. E, come vediamo anche nella slide dopo, in realtà persone ingaggiate significa avere un aumento fino al 21% della produttività, vuol dire avere una riduzione degli infortuni fino al 41%, ma anche dell'assenteismo. Quindi vuol dire che le aziende hanno un riscontro immediato su quella che è la qualità del lavoro e quello che è proprio il loro lavoro in termini di attività giornaliere. Ovviamente è fondamentale per le aziende oggi concentrarsi su un'attività di strategia di employer branding, ma costa fatica, costa veramente tanta fatica, perché bisogna tornare veramente a pensare, a ragionare per e con le persone. Una delle prime attività che noi facciamo quando entriamo a contatto con con le aziende clienti è quella di andare a dire: bene, la cultura aziendale deve essere ripensata, rivista, i valori, la mission, con le persone, perché altrimenti significa che, come si diceva poco fa, nella classica visione piramidale, qualcuno decide qual è il bene di tutti e lo determina. Poi in realtà però si scopre che il turnover è alto, che le persone non stanno proprio bene, che fanno il minimo indispensabile, magari lo fanno anche male, e quindi ci si chiede come mai. Il come mai bisogna indagarlo. Quindi. Come venite ingaggiati voi invece, a proposito di ingaggio, da un'azienda che ha bisogno della vostra consulenza? E quando un imprenditore percepisce questo livello di scarsa partecipazione emotiva, magari ai processi aziendali, cioè come avviene la richiesta nei vostri confronti? In realtà noi veniamo contattati nel momento in cui le aziende si rendono conto che c'è qualcosa che non va. Probabilmente di solito è l'analisi... Che già una presa di coscienza di un imprenditore è un grandissimo passo avanti. Assolutamente, sì. Diciamo che sono i dati a dare la realtà, al riscontro sulla realtà, perché molto spesso le aziende vanno bene, dicono: vabbè, ma noi stiamo fatturando tanto, abbiamo tante commesse, però perché le persone vanno via? E questo è un dato importante. Di solito veniamo contattati proprio per capire come poter essere utili alle aziende parlando e agendo proprio sul tema dell'employer branding. E noi di solito partiamo a fare un passo che per noi è fondamentale, cioè fare un'analisi di quello che è lo stato dell'arte, lo stato di salute dell'azienda. Quindi andiamo a calcolare e analizzare insieme a loro qual è il tasso di turnover negli ultimi 12 mesi, qual è il dato dell'assenteismo negli ultimi 12 mesi e il numero di risposte alle offerte di lavoro chiave sempre nell'ultimo anno. Da lì andiamo a fare un'analisi di clima e di interviste one-to-one con le persone, perché con le domande che abbiamo studiato, sempre appunto grazie anche a degli studi americani, con 12 domande è possibile capire quanto è il livello di ingaggio delle persone e quanto è il costo del non ingaggio delle persone, perché è proprio un costo per le aziende. Dall'analisi di questi dati, soprattutto grazie anche a determinati strumenti tecnologici che ci consentono di mettere insieme i dati ed avere dei risultati automatici, puntuali soprattutto, proponiamo alle aziende quelli che sono, secondo noi, gli interventi necessari. Proprio poco tempo fa abbiamo avuto un caso specifico di un'azienda. Sarei voluto andare subito a chiedere, ci racconta qualche caso, però non sai mai se metti in imbarazzo l'interlocutore, però se c'è una spontanea candidatura a raccontarlo. Assolutamente, perché parecchi mesi fa siamo stati contattati da un'azienda di piccole e medie dimensioni, circa 200 lavoratori, incuriosita un po' dalle attività che potevamo fare per loro proprio sulla parte di employer branding. Siamo partiti appunto a fare questa analisi interna di analisi di clima con le persone e abbiamo visto che in realtà soprattutto nella funzione di customer service c'era un grosso problema. Le persone risultavano molto disallineate con l'azienda, soprattutto un team leader millennial, tra l'altro 32 anni, più o meno la mia età, risultava veramente molto disingaggiato e l'azienda aveva puntato molto su di lui per farlo crescere nel tempo. Che cosa non gli andava? Cos'è che gli faceva venire la mosca al naso? Non capiva assolutamente come il suo lavoro, i suoi sforzi quotidiani potevano essere utili al futuro dell'azienda, cioè non capiva assolutamente come quello che lui faceva era utile per gli obiettivi da raggiungere dell'azienda.
E... cioè l'azienda aveva chiaro quello che poteva fare lui per loro, mentre al contrario, diciamo, non... Assolutamente non si avver... sì, ed era un problema un po' diffuso. Infatti uno dei problemi principali dell'azienda era la totale mancanza di comunicazione. La comunicazione erano le solite policy, quelle ufficiali, ma altro tipo di comunicazione non veniva fatto. Nell'analisi dei nostri dati abbiamo sottolineato che questa persona avrebbe potuto lasciare l'azienda e sarebbe stato un costo poi sostituirla, soprattutto per loro, ma avrebbe perso l'azienda stessa una persona chiave. Non ci dica che cosa ha fatto quell'imprenditore per risolvere questo problema, perché ce lo racconta nel secondo giro, così manteniamo un po' di suspense e non vanno a pranzo. Pino Mercuri, volevo andare invece alla, come dire, alla realtà di Microsoft, che naturalmente non sarà stata minimamente interpellata nell'indagine di Gallup, perché voi non avete nessun problema di disingaggio dei dipendenti. Ma vorrei sperare che fosse così, ho qualche dubbio. Perché, allora, insomma, tra l'altro ormai la dimensione di Microsoft e il tema del brand dovrebbe essere un non tema per quello che riguarda, eppure, nonostante la dimensione, nonostante la capitalizzazione di borsa, la storia, l'immagine di Bill Gates, tutto quello che possiamo raccontare, anche per un'azienda di questo tipo, la conservazione del brand da questo punto di vista è un tema... A che punto della graduatoria delle priorità anche di un HR manager? Deborah, è un tema molto rilevante. Un tema molto rilevante perché se guardiamo un pochino all'evoluzione storica di Microsoft, non sempre è stata così cool, così di moda da un certo punto di vista. Microsoft è ritornata a essere la prima azienda per capitalizzazione, come giustamente hai detto tu, nell'arco delle ultime settimane, dopo un percorso molto bello iniziato. Ha giocato con Apple continuamente, insomma. Assolutamente, è iniziato nel febbraio del 2014, quando abbiamo iniziato un percorso di trasformazione organizzativa con il nuovo CEO Satya Nadella, che ha messo al centro... Tra l'altro mi sa che viene in Italia in questi giorni. Assolutamente, ma è vero, 29 di maggio. Ecco. 29 di maggio. Che ha iniziato un percorso di trasformazione basato in maniera sorprendente, ma non troppo, sull'elemento della cultura. E lui racconta spesso che la C del suo job title sta per Culture Executive Officer, quindi lui è il primo responsabile della cultura aziendale che vuole costruire all'interno dell'organizzazione. E di fatto l'employer branding è tutto qui, è nei comportamenti che l'azienda promuove o non promuove, penalizza all'interno dell'organizzazione. Se evidentemente c'è questo imprinting molto forte da parte dell'amministratore delegato, poi a cascata nell'organizzazione si generano comportamenti positivi. Certo. Quindi qual è la vostra attività di manutenzione ordinaria che fate su questo fronte? Ma su tutti... E anche straordinaria, se necessario. Sì, devo dire che il posizionamento di Microsoft su tutti i social, che sono ormai lo strumento fondamentale per arrivare agli employer attuali, ai potenziali nuovi employer, è molto molto forte. Forse l'elemento che mi piace condividere con la platea è che il tratto distintivo del posizionamento di Microsoft è coinvolgere i propri dipendenti nella produzione di contenuto. E questo, come ha detto precedentemente il collega, non è tanto l'azienda che comunica, ma sono i dipendenti di Microsoft che comunicano la loro storia, la loro esperienza ad altri potenziali colleghi o futuri colleghi. Quindi la valorizzazione dell'autenticità delle singole storie personali all'interno di una piattaforma più grande. E questo ci ha portato ad avere, credo, qualcosa come 650.000 follower sui nostri canali principali. Le regole che valgono per il mercato americano sono adattabili anche a quello italiano o qua bisogna un pochino anche personalizzare l'azione in questo senso? Bisogna personalizzare. Il tema del raccontare delle storie è un tema molto efficace che va declinato evidentemente in salsa locale. Possiamo difficilmente raccontare quello che raccontano i nostri colleghi americani, che magari raccontano che hanno dei club all'interno dell'organizzazione che hanno la passione per i gatti, e non è una battuta, è vero, c'è un blog che parla degli appassionati di gattari di Microsoft, e beh, questa adesso ce la portiamo a casa. Evidentemente, come posso dire, questa storia che magari ha una certa presa in America può essere un pochino diversa da noi, insomma, quindi cerchiamo di fare questa opera di localizzazione, se vuoi. Eugenia Rizzo, allora qua dobbiamo raccontare un'altra storia un po' speciale. La dottoressa Rizzo sta facendo molto lavoro di employer branding in questo momento, perché Kirei ha una, come dire, genesi molto recente ed è una grande compagnia che nasce mettendone insieme tante. Per cui, insomma, tante storie da raccontare che devono diventare una sola. Che cosa avete fatto? Esattamente. Kirei Group nasce nel 2016. Oggi siamo 906 persone, 906 dipendenti. Impossibile
sarebbe impossibile per un'azienda nata nel 2016. In realtà nasce dalla fusione, dall'unione di 4, 6, 8, 10 aziende, proprio in questa modalità. Quindi abbiamo lavorato per fare quest'unione di aziende nel 2018, nel 2019 ci siamo trovati dicendo bene, adesso dobbiamo farci conoscere all'esterno, perché nessuno ci conosce con il logo Chirei, con il brand Chirei, ci conoscono in pochi, quindi l'obiettivo nostro, del mio team è quello di farci conoscere. Tra l'altro voi fate consulenza alle imprese per la loro digital transformation e mentre fate consulenza dovevate gestire contemporaneamente la vostra transformation interna. Esatto, noi facciamo consulenza informatica verso per i nostri clienti, ma in realtà i miei clienti sono i miei dipendenti e sono le persone che sono fuori dalla mia azienda attualmente, quindi sono persone che io devo attrarre. Partecipando a un convegno qualche settimana fa si diceva che l'83% dei candidati prima di arrivare ad un colloquio di lavoro vanno sui vari strumenti che abbiamo tutti a disposizione oggi per capire la reputazione dell'azienda. Ecco, io devo far conoscere la mia azienda, quindi l'obiettivo che abbiamo, che ho io con i dipendenti e fuori, è far conoscere il brand. Lo facciamo con una serie di progetti, con una serie di iniziative, con una serie di strumenti. Uno che cito, perché è stato citato prima, il tema del engagement, quindi coinvolgere i dipendenti, sentire le loro opinioni, farli partecipi. Abbiamo messo in piedi una piattaforma, dico solo il titolo, dopodiché se volete ne approfondiamo poi successivamente, il nostro progetto si chiama iPropose, è una piattaforma messa a disposizione dei dipendenti all'interno della quale il dipendente esprime la propria opinione, la propria idea innovativa rispetto a qualsiasi tema, anche al tema del gatto se vuole mettere un'idea, avere un'idea innovativa. Quindi quello che stiamo cercando di fare è questo, perché dobbiamo farci conoscere all'esterno. Certo, ma poi una volta che arrivano queste proposte, la modalità di selezione delle idee che possono essere anche stravaganti, ma sicuramente pescando nel mazzo ci può essere anche qualcosa di molto interessante. Come dimostrate al dipendente che lo avete valorizzato, ascoltandolo e traducendo poi magari in un'azione concreta, un'idea che può essere nata così in maniera spontanea ma può essere anche molto interessante? Allora, questa piattaforma prevede appunto di raccogliere le idee innovative, c'è una giuria fatta di diverse funzioni aziendali, quindi dietro la giuria, nella giuria ci sono funzioni differenti, valutiamo, ragioniamo sull'idea che più interessa, che più è al momento giusto, al posto giusto, nel qui ed ora, come si suol dire, e a quel punto l'attuiamo, vabbè, non entro nel merito, e ci sono vari riconoscimenti. Riconoscimenti tipicamente non economici, quindi ci può essere la chiacchierata con il nostro amministratore delegato, può esserci un percorso in azienda con altri colleghi, quindi ci sono poi varie forme di riconoscimenti, certo. In questo caso non economici. Mattia Murnigotti, allora torniamo un po' alle attività che si possono fare per correggere la rotta quando un'azienda appunto percepisce che c'è questo disingaggio, mi piace questo termine che apprendo oggi in questa nobiltà che gli date per rappresentare in realtà un problema che magari molte imprese vivono, forse neanche a volte nella consapevolezza, perché dicevamo prima che il tema della consapevolezza e della presa di coscienza dell'esistenza di questo limite è fondamentale. Allora, lei ci ha spiegato prima che dipendenti non motivati rappresentano un costo per un'impresa e quindi si deve correre appunto ai ripari. Qual è il tipo di consulenza che offrite in questo senso, che immagino sia anche tagliata a misura di azienda a seconda del settore in cui si opera? Ecco, poi ci deve finire di raccontare il caso di prima, chiaramente, perché non me lo sono dimenticato. Lì come siete intervenuti? Allora, utilizzo il caso di prima per spiegare, certo, quello che facciamo effettivamente, nel senso che faccio una piccola parentesi, lo dicevano i colleghi, la cosa principale dell'employer branding per noi è quello di dare valore. Oggi un cliente, un possibile cliente ci sceglie perché ne percepisce il valore, la stessa cosa un dipendente. Ci stiamo rendendo conto, le aziende si stanno rendendo conto che non basta offrire un contratto nella maggior parte dei casi, ma serve far percepire ciò che ci contraddistingue. Perché scegliere noi e non scegliere magari un'azienda competitor o un'altra azienda è importante, e quali sono quelle realtà, quegli sviluppi e quelle sensazioni che una persona può vivere e quelle esperienze che può vivere all'interno dell'azienda. In questo caso
3 mesi fa siamo stati ricontattati dall'azienda perché effettivamente la persona è andata via. Ha rassegnato le dimissioni, è andata via, l'exit interview era un po'... Il classico caso in cui il bue è scappato dal recinto. Esatto, esatto. E siamo stati ricontattati dall'azienda perché fondamentalmente l'azienda ci ha detto, il cliente ci ha detto sì, adesso capiamo il valore dei dati che ci avete condiviso, quindi capiamo che c'è un reale problema e non vogliamo più perdere risorse. Ma non era possibile intervenire prima in quel caso? Assolutamente sì, assolutamente sì. L'azienda non vi hanno dato ascolto oppure? Allora, in realtà l'azienda ha ritenuto in quel caso che non fosse così imminente il pericolo e che ci fossero altre hanno priorità. Hanno sottovalutato quindi. Esatto, hanno sottovalutato diciamo il problema. Il fatto che ci hanno chiamato in fretta e furia per dire non vogliamo più perdere risorse, quindi in base ai dati che avete raccolto e ci avete condiviso probabilmente rischiamo di perderne altri e quindi siamo intervenuti, stiamo facendo dei progetti con loro in questo momento per allineare quella che è la comunicazione interna e l'employee experience con tutta quella che è la comunicazione esterna per quanto riguarda la talent attraction e quindi appunto una strategia di employee value proposition che comunichi ai possibili target, alle persone che vorrebbero entrare a far parte o vogliono attirare per entrare a far parte dell'azienda, qual è il tipo di esperienza che possono vivere al loro interno e quali sono i tipi di sviluppi certo. che possono appunto vivere. Mattia, stavo pensando che il vostro è un team molto giovane, quanto conta il fatto di avere anche questa freschezza anagrafica nel portare un po' di contributo all'interno di aziende che magari hanno dei processi consolidati anche in termini di relazione con i dipendenti, insomma, intanto è un aspetto gradito oppure quando, non so, vi chiamano perché incuriosite dalla vostra attività, poi vedono le vostre faccine giovani, dicono ma insomma questi saranno in grado di darci una mano? Allora, bella domanda, nel senso che dipende sempre dalla realtà con cui approcciamo. Spesso può capitare il fatto di dire ma quanti anni avete, non siete un po' giovani? Però poi le esperienze diciamo, sono quelle che ci danno diciamo, valore, nel senso che avendo io personalmente girato parecchie realtà diverse fra di loro, anche molto grosse, anche i famosi leader di mercato, che oggi sono un po' tutti leader di mercato, però effettivamente ho accumulato tanta esperienza che mi permette di poter parlare direttamente di temi che sono poi centrali nelle esperienze delle aziende. Noi partiamo da un'analisi di dati che le realtà aziendali hanno già al loro interno proprio per far accorgere anche loro che c'è un qualcosa che non va. Molto spesso questi dati non vengono banalmente mai analizzati o non viene data importanza a questi dati. L'analisi sul turnover e sull'assenteismo, ad esempio, per noi è importantissimo, quanto l'analisi per le risposte ai job che vengono pubblicati. Se si fa fatica a trovare la persona giusta, se l'assenteismo è molto alto all'interno dell'azienda, vuol dire che da una parte la comunicazione di quello che siamo non viene percepita, dall'altra c'è un problema interno perché le persone non vogliono venire a lavorare certo. da noi. Allora Pino Mercuri, tornando all'esperienza di Microsoft, allora, sicuramente le imprese investono molto sui dipendenti, quindi anche questo è un motivo tale per cui è necessario fidelizzarle e continuare a tenerle appunto per sé, poi continuando ad investire sempre su di loro, garantendo loro piani formativi, è stato anche questo un tema di cui abbiamo parlato questa mattina. Per quello che riguarda invece tutta l'attività di ingaggio di candidati nuovi, c'è un episodio che riguarda Microsoft e una bella chiacchierata che poi è diventata credo virale. Io devo dire che ho fatto fatica a trovare questa notizia su web, quindi adesso stiamo lanciando anche così questa curiosità tra il pubblico e magari non tutti la conoscono. C'è questa storia di questa candidata che ha fatto questa chiacchierata con un recruiter di Microsoft che si è svolta secondo delle modalità abbastanza curiose. E perché a voi interessa anche raccontare questo episodio? Ma sì, è un po' il tema che ci dicevamo prima, no? Portare storie autentiche, reali, di persone vere alla conoscenza di tutti. È una storia molto carina, secondo me. Una ragazza neolaureata che aveva applicato per fare un percorso di recruiting per il percorso che noi chiamiamo Aspire, che è dedicato ai neolaureati in azienda e ne assumiamo qualche centinaio l'anno su scala globale. Sostanzialmente arriva il giorno del colloquio, aspetta una Skype call alle 11, sono le 11.05, non succede nulla, 11.10 non succede nulla, 11.15 lei dice, io sono qui a disposizione, insomma chiama il recruiter con cui aveva fissato questo appuntamento, gli scrive un messaggio, il recruiter gli dice sì, grazie del contatto, ma in realtà
l'intervista è schedulata alle ore 11 del giorno 18 febbraio, eccetera, eccetera. E lei dice, beh sì, in realtà sono le 11, cosa succede? Non sono più in grado di sostenere il colloquio? E il recruiter gli risponde, sì, è l'11, oggi è l'11 gennaio, non l'11 febbraio, in realtà aveva anticipato di un mese la data prevista per il colloquio. So what? Che cosa è successo? Forse in un'azienda un po' tradizionale sarebbe stato sufficiente questo come elemento per cancellarla dal percorso di selezione. Beh, si è presentata con un mese di anticipo, mica di ritardo, perché... Però insomma, ecco, per la gestione dell'agenda non è esattamente un elemento positivo. Quanto siete pignoli, ma... No, ma infatti, questo diciamo in un'azienda un po' tradizionale e probabilmente sbagliando avrebbe fatto una scelta del genere. In realtà il recruiter di Microsoft è stato molto carino, ha detto, guarda, oggi in realtà non è la data giusta, è il prossimo mese, ti faccio in bocca al lupo, e lei giustamente dice, ma mi dispiace molto, e lui ha risposto, non ci sono problemi, ci vediamo alcuni errori semplicemente accadono, in bocca al lupo per il prossimo mese. E lei ha twittato questo scambio a livello di social, e questo scambio è diventato virale, perché in realtà alcuni errori semplicemente accadono, è un segnale molto forte che puoi valorizzare. Questo è tipico un po' della mentalità anche americana, dove l'errore, questo è sicuramente accettabile, ma anche quello tipico delle start-up che falliscono una via l'altra, comunque è tipico di una mentalità dove si accetta. No? Hai perfettamente ragione, nella mentalità americana l'errore is essential to mastery, è una strada che porta insomma alla padronanza delle competenze. In Italia, diciamo, il nome stesso del fallimento evoca cose. Esatto, meno positive. Infatti, tant'è vero che anche nella legge fallimentare forse questo termine è stato cambiato, proprio la lettera scarlata. Ma questa ragazza è stata presa, poi come è andata? Non lo so, devo indagare. Dai, Pino, ci porti tutta la storia fino a qua, raccontiamo le storie. La raccontiamo dopo. Andiamo a raccontare ancora la storia di Kirei Group, perché qua ovviamente, intanto, a che punto è il vostro processo di integrazione, su che fronti sta lavorando lei adesso in questo momento, perché un altro tema importante è fare tutto questo lavoro fronteggiando anche la concorrenza di nomi all'esterno, quindi voi ve la dovete vedere con grossi su più versanti. Con grossi gruppi, perché noi siamo un grosso gruppo, stiamo facendo un lavoro molto ampio, ci stiamo muovendo su tanti fronti, quindi abbiamo lanciato dei progetti interni per valorizzare il dipendente, ripeto. Quindi... Che arrivano peraltro, appunto lei ci diceva la filosofia del 4-6-8, com'è prima, ma come li avete messi insieme? Cioè arrivando anche, immagino, da realtà diverse, saranno stati anche gruppi che erano appartenenti a storie consolidate e quindi arriviamo anche di integrazioni su integrazioni diverse, località diverse, perché inizialmente sono state fuse 4 aziende italiane di piccole e medie dimensioni, quindi da 80 a 150 dipendenti, dopodiché aziende di 15 dipendenti, l'ultima acquisita di fine anno 2018 è un'azienda spagnola, è da lì che siamo diventati un gruppo, possiamo dire, internazionale, perché abbiamo una presenza a Barcellona. Quindi culture diverse, contratti diversi, perché all'interno del nostro gruppo abbiamo contratto metalmeccanico, contratto commercio, mentalità diverse, abbiamo il dipendente che è stato abituato a lavorare in 15 persone, quindi dove si conoscono tutti, ci diamo del tu, siamo interscambiabili, tutti fanno tutto, adesso stiamo cercando di organizzare l'azienda, di creare delle funzioni, creare dei ruoli, creare un organigramma nuovo. Quali sono stati per lei i passaggi più difficili di tutta questa storia? Il passaggio più difficile, che sussiste tuttora, perché noi siamo in piena fusione, in piena integrazione, è proprio l'engagement, il tema del coinvolgere il dipendente, di fargli capire che questa operazione è un'operazione positiva, l'azienda sta andando molto bene, ha chiuso molto bene il 2018, ma c'è il timore che le persone non si sentano coinvolte, perché io ieri conoscevo l'amministratore delegato, ci davamo del tu, ci stringevamo la mano e lo vedevo nei corridoi, oggi l'amministratore delegato non si fa mai vedere. Quindi dobbiamo sopperire all'amministratore delegato, che non può essere ovunque, siamo 900 persone, 8 sedi, quindi non può essere ovunque. Quindi questa cosa qua, la cura del dipendente, il nostro ruolo, il mio ruolo è l'attenzione
al dipendente affinché sia fidelizzato in questo nuovo gruppo, un gruppo Chirei. Certo. Mattia Mornigotti, chiudiamo con il metodo IC, perché qua sono già le 13.35, dobbiamo andarcene, perché poi qua tutta la sala si deve riattrezzare per la serata di Le Fonti. Qual è il vostro metodo appunto per pilotare bene un'azienda in questa attività di engagement continuo verso i dipendenti? Sì, abbiamo una slide, vediamo se funziona. Eh sì, c'è alle 13.30 ha detto il telecomando che voleva. Vediamo se dalla regia ci possono aiutare. Se non ce l'abbiamo, proviamo a rappresentarlo, sì, così un po', allora, a parole. Fondamentalmente, come dicevamo prima, prevede 4 step principali e fondamentali. Eccola qui. E, il primo step è assolutamente una presa di coscienza, nel senso che con i dati in mano misuriamo veramente qual è la situazione e qual è il quadro dell'azienda. Quindi, come dicevamo prima, facciamo un'analisi aggregata di dati sul turnover, l'assenteismo e appunto le risposte alle job principali un po' chiave degli ultimi 12 mesi. Subito dopo passiamo ad un'analisi di quello che è il clima aziendale con due tipi di interviste che si svolgono parallelamente allo stesso momento, una più generale su tutta la popolazione aziendale e una un po' più one to one, quindi di persona con le persone che ricoprono ruoli chiave sia attuali che nel futuro dell'azienda. Come terzo step, grazie ai tool digitali che abbiamo, che ci consentono di evitare il lavoro a mano e quindi di evitare anche errori, aggreghiamo tutti questi dati e troviamo quelli che sono gli aspetti di maggiore difficoltà e i temi di maggiore difficoltà presenti all'interno dell'azienda, e quindi proponiamo degli interventi che sono sempre comunque legati alle attività che svolgiamo noi, che riguardano comunicazione interna, posizionamento del brand all'esterno in ottica talent acquisition e ovviamente employer branding con strategie di employee value proposition, eccetera. Diciamo che ad oggi è un processo molto snello, proprio perché il grosso dei dati è già contenuto all'interno dell'azienda. Bisogna solo fare dei passi all'indietro, andando a dire matchiamo dati con persone. I dati ci dicono diciamo qual è la sensazione del momento, qual è diciamo la situazione, le persone ci dicono come andare nella direzione opposta e quindi come rispondere ai loro bisogni. Benissimo, allora io vi ringrazio, magari chiudo 30 secondi con Pino Mercuri solo per chiedere, insomma, un'azienda di grandi dimensioni come la vostra, una delle più grandi al mondo, comunque riesce a valorizzare l'individuo? Si può fare o comunque è una si sfida? Si può fare, complesso. Il nostro claim è come as you are, do what you love, quindi vieni così come sei e cerca di fare quello che ti appassiona. Se si riesce a fare questo, e non dico sia facile, secondo me sia già buono. Era un messaggio che volevamo rilasciare magari ai manager delle risorse umane che gestiscono gruppi particolarmente ampi, che magari in qualche giornata ne hanno le scatole piene di dar retta a tutti, però insomma con un po' di buona volontà si può fare. Grazie, l'HR Forum termina qui. E quindi credo che poi adesso, non so se dovete fare un po' di attività di relazione, grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie a voi, grazie, ciao.